Buonasera Ok. a tutti, benvenuti. Stasera parleremo di chirurgia epatobiliopancreatica. Siamo all'interno di questo webinar organizzato, come sempre, dal Centro Formazione Medica diretto dal dottor Fausto D'Agostino. Parliamo di un tema molto complesso e affascinante perché, come immagino molti di voi sapranno, è un tipo di chirurgia delicata che opera su organi e sistemi estremamente delicati, ricchi di innervazioni e vascolarizzazioni. Quindi è complessa, richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche, insomma, di essere fatta in centri di specializzazione e da chirurghi altamente specializzati. Quindi stasera di cosa parleremo? Cercheremo di capire in cosa consiste questo tipo di chirurgia, quali sono i reali vantaggi per i pazienti e per quali tipi di pazienti è indicata questa chirurgia. E lo faremo appunto con tre chirurghi che lavorano presso l'ospedale Niuli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, che vado subito a presentarvi. Abbiamo con noi quindi il dottore Riccardo Meneo, che è direttore dell'unità di chirurgia epatobiliopancreatica. Buonasera, benvenuto. Buonasera. La dottoressa Antonella Del Vecchio, buonasera, benvenuta anche a lei, e la dottoressa Paola Canticchio. Benissimo, Buonasera. eccoci. Ringrazio anche i numerosissimi partecipanti, siamo oltre 500, quindi grazie per seguirci sempre con tanta costanza. Allora, prima di passare alle domande, lascio un attimo la parola al dottor D'Agostino per i saluti iniziali. Grazie Angelica, voglio innanzitutto ringraziare i chirurghi ospiti di stasera, il professor Memeo, la dottoressa Del Vecchio, la dottoressa Conticchio e i numerosi partecipanti che ci stanno seguendo da remoto, segno che il tema interessa particolarmente. In effetti di questo tipo di chirurgia si parla sempre più spesso, anche purtroppo per vicende tragiche come da ultimo, la scomparsa del calciatore Gianluca Vialli, venuto a mancare a causa di un brutto tumore al pancreas. Come ha detto la dottoressa Gianbelluca, si tratta di un tipo di chirurgia molto complesso, perché interviene anche su organi adiacenti a quello interessato dalla malattia. Quindi l'approccio multidisciplinare e la specializzazione giocano un ruolo chiave. E le ultime innovazioni tecnologiche, cito per esempio il robot, sicuramente possono fare la differenza. Non voglio dilungarmi e lascio subito la parola ai nostri ospiti e buon webinar a tutti. Benissimo, grazie dottor D'Agostino. Allora, prima di passare la parola ai nostri ospiti, ricordo a chi ci sta seguendo che naturalmente, come sempre, è possibile fare domande ai relatori, alle relatrici, e si possono fare, come sempre, commentando sulla live su Facebook. E mi dicono anche che siamo in Instagram, tra l'altro. E nei giorni seguenti, come sempre, sarà possibile accedere alla relazione del webinar e verso la fine dell'evento, quindi tra 35 e 40 minuti circa, sarà anche possibile scaricare l'attestato, verrà proprio pubblicato il link dove è possibile appunto scaricare l'attestato di partecipazione. Allora, io non tolgo tempo ai nostri ospiti e a chi ci segue. Partiamo subito con le domande. Professor Memeo, vengo da lei. Allora, io ho fatto proprio una breve introduzione, però se ci può aiutare a capire in cosa consiste nel dettaglio questo tipo di chirurgia. Sostanzialmente il distretto epatobiliopancreatico è un distretto che comprende nella sua definizione una serie di organi che sono purtroppo colpiti da patologie oncologiche abbastanza complesse nella loro gestione. E parliamo nello specifico del fegato, del pancreas e delle vie biliari. Complesse nella loro gestione perché, come dicevamo prima, il colpire uno di questi organi imputa la necessità di avere una gestione multidisciplinare della patologia, perché non si ha una patologia d'organo semplicemente resecabile a volte con un intervento chirurgico, ma è necessario nella gestione la collaborazione con più specialisti. Se si pensa per esempio al tumore del pancreas, si deve pensare alla collaborazione con i colleghi della radiologia interventistica, gli endoscopisti, gli oncologi, i radiologi, tutta un'altra serie di figure professionali che rientrano in questo genere di percorso. La gestione chirurgica, prettamente chirurgica, delle neoplasie a discapito di questi organi è una gestione tecnicamente complessa perché il poter
asportare la neoplasia in queste zone richiede un periodo di formazione abbastanza lungo e complesso e richiede anche delle strutture che possano garantire non solo la possibilità di avere la gestione dell'intervento chirurgico con la collaborazione di anestesisti dedicati, di rianimatori, ma anche il poterlo correttamente studiare prima dell'intervento chirurgico, perché sappiamo che le indicazioni della chirurgia sono solo abbastanza determinate e ristrette, e soprattutto poterlo gestire dopo l'intervento chirurgico, perché sappiamo bene che il percorso di cura del paziente non finisce in sala operatoria, ma richiede la collaborazione di molti specialisti, soprattutto nel post-operatorio, quando purtroppo il presentarsi di alcune complicanze, come possiamo immaginare un sanguinamento o una disfunzione d'organo, devono richiedere la presenza nella struttura in cui si fanno questo genere di interventi di figure professionali che possano garantire quindi un percorso corretto dall'inizio alla dimissione del paziente e allo stesso modo nel periodo in cui il paziente ritorna a casa e nel periodo che richiederà quindi tutti i controlli e molto spesso in questo genere di patologie il supporto oncologico. Benissimo, grazie. Allora, dottoressa Del Vecchio, vengo da lei, quindi si tratta evidentemente di una chirurgia molto complessa da fare, se non ho capito male, insomma, in casi selezionati, no? Ecco, può farci qualche esempio per capire, come fate questa scelta, come selezionate i casi? Allora, la selezione dei pazienti si rifà a quelle che sono delle linee guida nazionali e internazionali. Le linee guida sono basate su delle evidenze scientifiche, cioè su dati presenti in letteratura, su studi che vengono fatti su un'ampia, parte della popolazione, per capire quindi quali sono gli esiti dell'intervento chirurgico, esiti in termini di complicanze post-operatorie, esiti in termini anche di outcome a lungo termine, quindi di sopravvivenza. Perché noi dobbiamo capire il nostro tipo di intervento, che beneficio dà al paziente, quindi quanto aumenta la sopravvivenza e se l'aumenta. Il tipo di intervento che noi andiamo a fare, lo facciamo unicamente se ha un intento radicale, cioè se riusciamo a raggiungere il cosiddetto R0, quindi togliere completamente il tumore dal paziente. Il paziente quindi viene studiato a 360 gradi, è fondamentale il workup preoperatorio, quindi la stadiazione del paziente, effettuare delle indagini strumentali per capire dove è localizzato il tumore e quanto è esteso, quindi se c'è un'invasione vascolare, se ci sono delle metastasi a distanza, quindi fondamentale la stadiazione. Ci aiutano in questo, soprattutto per il tumore del pancreas, anche dei markers biologici, quindi i cosiddetti markers oncologici, il CA19-9, che non sono indispensabili per la diagnosi, però è un fattore prognostico negativo, perché se va oltre un certo valore, anche questo definito un cutoff specifico dalle evidenze scientifiche, ci dà indicazione che quella neoplasia non è così tanto localizzata. Allo stesso tempo, dopo aver considerato quelle che sono caratteristiche intrinseche al tumore, dobbiamo anche andare a valutare qual è il paziente che dobbiamo operare, cioè considerare tutte le comorbidità, l'età del paziente, e questo lo facciamo anche in collaborazione con i nostri anestesisti, andando a considerare quelli che sono degli score preoperatori, per capire quel paziente, se lo operiamo, quale tasso di complicanza post-operatorio avrà. Quindi non è la candidabilità del paziente ad un intervento o meno dipende sia dal tumore, ma anche dalle caratteristiche del paziente, quindi dal suo performance status. Benissimo, grazie, molto, molto interessante. Dottoressa Conticchio, quindi andiamo alla fase, no, successiva. I pazienti selezionati si sottopongono a questo tipo di intervento. Ecco, quali sono i vantaggi dei pazienti appunto che possono sottoporsi a questo tipo di trattamento, e soprattutto vorrei capire se ci sono invece delle controindicazioni. Allora, come dicevamo, i pazienti che possono essere candidati a chirurgia sono dei casi selezionati e le indicazioni sono spesso limitate alla luce della complessità della patologia. E senza ombra di dubbio, dato appunto la natura della patologia oncologica a carico di questo distretto, il trattamento chirurgico rappresenta
quasi sempre l'unico trattamento curativo. Quindi la possibilità di dare al paziente un beneficio in termini di radicalità oncologici è proprio rappresentato dall'intervento chirurgico, che oltre a permetterci appunto l'asportazione quindi della neoplasia in senso stretto, ci permette anche con una serie di strategie terapeutiche associate di poter stadiare la malattia e quindi indirizzare il paziente poi ad un percorso oncologico che è successivo e spesso necessario nel post-operatorio. Controindicazioni, diciamo, possiamo parlarne in senso un po' relativo e assoluto, in quanto controindicazioni assolute sono rappresentate, come diceva la mia collega, in una fase di stadiazione della malattia, quando questa risulta estesa ad altri organi, quindi quando la malattia è in uno stadio avanzato con delle metastasi che interessano altri organi addominali o anche in altri distretti del nostro organismo, e quindi in quel caso il paziente non è candidabile a chirurgia upfront da subito. Mentre delle controindicazioni, per così dire, relative possono essere rappresentate dalle condizioni cliniche generali del paziente, perché spesso questi pazienti necessitano di una ottimizzazione preoperatoria che ci consente di migliorare le condizioni cliniche generali e quindi portare questi pazienti, che spesso peraltro sono pazienti anziani con importanti comorbidità, oltre che da uno stato gravato dalla patologia oncologica, di portarli all'intervento chirurgico in condizioni ottimali e quindi poter beneficiare ulteriormente del nostro trattamento chirurgico. Benissimo, interessante anche questo discorso dell'ottimizzazione, insomma, prima dell'intervento. Molto, molto interessante e complesso. Allora, io prima di passare al secondo giro di domande, volevo ricordare a chi ci segue che appunto potete anche voi, insomma, porre dei quesiti ai nostri ospiti, scrivete, insomma, e che approfittiamo della possibilità, insomma, di parlare con tre chirurghi di questo tipo di chirurgia davvero difficile e delicata. Ah, professore, io torno da lei. Parliamo del tumore al pancreas, no? Come ci diceva il dottore D'Agostino, insomma, un tumore che, diciamo così, così a ondate, diciamo, ecco, i media, no? Il grande pubblico viene a conoscenza di questo tumore perché effettivamente è un tumore molto aggressivo. Personaggi famosi purtroppo appunto sono rimasti vittime e quindi insomma c'è sempre un po' di timore, no? Quando si parla di questo tipo di neoplasia. Venendo alla chirurgia, questo tipo di chirurgia applicata a questo tipo di tumore, qui sappiamo, no, che ci può essere in diverse parti dell'organo, nella parte superiore o nella parte inferiore. Quindi sono tipi di neoplasie che necessitano di interventi appunto differenti. Può farci qualche esempio e soprattutto se c'è una differenza dalla posizione, no, del tumore anche nel livello di outcome di sopravvivenza? Sì, allora, è vero che quest'anno particolarmente è stato un anno in cui siamo stati esposti frequentemente a notizie riguardanti questo genere di tumore. E purtroppo, dagli ultimi dati della comunità scientifica, un tumore in crescita, un tumore che rappresenterà nei prossimi anni la seconda causa di morte per tumori gastrointestinali, e si affaccia purtroppo sempre di più in fasce d'età, di pazienti giovani. Questo perché? Questo perché i fattori di rischio a cui siamo esposti ci danno una maggiore esposizione ad agenti cancerogeni e allo stesso modo questo si interseca fortunatamente con una diagnosi che diventa sempre più precisa e sempre più precoce di queste neoplasie, in modo tale che possano essere trattate in fase iniziale. Purtroppo sappiamo che nel momento in cui si ha una diagnosi di questo tipo di neoplasia, parlo delle neoplasie pancreatiche tutte quante confuse, purtroppo in un caso su 10 solamente si può intervenire con un intervento chirurgico, in altre fasi si è già in una fase in cui la chemioterapia rappresenta l'unica soluzione, purtroppo in alcuni altri casi nemmeno la chemioterapia può dare un supporto in questo genere di neoplasia. Quindi è importante nel momento in cui si arriva all'identificazione della presenza di un problema a livello del pancreas farne una diagnosi. Fare una diagnosi che passa sicuramente da uno studio radiologico del problema, che ci dica esattamente il tipo di neoplasia, dove è localizzata e se può essere resecabile. Se
Se quindi è solamente localizzata a livello del pancreas senza aver dato metastasi o aver invaso i vasi che sono contigui al pancreas, chiaramente la localizzazione cambia un pochettino il tipo di trattamento che si deve avere. Generalmente, le neoplasie del pancreas le possiamo suddividere in due grosse tipologie, perché due sono i tipi di intervento principalmente che si possono realizzare per questo tipo di neoplasie. Abbiamo neoplasie che si hanno nella testa del pancreas, quindi nella parte un pochettino più centrale del nostro corpo, e neoplasie che sono nella coda del pancreas, quelle neoplasie che si estendono un pochettino più nella parte sinistra del nostro corpo, del pancreas, e che quindi sono suscettibili di un altro tipo di intervento. Per le neoplasie a livello della testa del pancreas, l'intervento standard è una duodenocefalo pancreasectomia. C'è una spostazione del pancreas, della via biliare, del duodeno e di una parte dello stomaco. Questa chirurgia, purtroppo, è una chirurgia che espone il paziente ad elevati rischi di complicanze e purtroppo anche un indice non negligibile di mortalità legata a questo tipo di intervento, che è grosso modo mediamente intorno al 4-5%. Qualora invece il tumore dovesse essere nella coda del pancreas, quindi nella parte un pochettino più periferica del pancreas, si può fare una chirurgia sicuramente demolitiva, ma che espone il paziente a minor rischio di mortalità, ossia una asportazione della coda del pancreas con la milza, e questa è una chirurgia che chiaramente espone il paziente a minor rischio di mortalità e a minor rischio di complicanze. Ovviamente il problema non è molto correlato ai rischi legati al semplice intervento chirurgico, perché sappiamo che ci sono rischi di complicanze e rischi di mortalità. Il grosso problema del tumore al pancreas è il tipo di tumore al pancreas che noi andiamo ad operare, perché chiaramente ci sono tumori al pancreas come ad esempio gli adenocarcinomi pancreatici che sono molto aggressivi, esistono tumori al pancreas come ad esempio i tumori neuroendocrini che hanno un'aggressività leggermente inferiore e siano un pochettino più gestibili anche con la terapia medica. Quindi il tipo di tumore e soprattutto l'invasione dei linfonodi che possiamo appunto studiare dopo aver asportato il tumore ci indica un pochettino quale sarà il futuro e la prognosi di questi pazienti, che purtroppo attualmente, nella stragrande maggioranza dei casi, una volta operati dovranno seguire un percorso con chemioterapia che poi ovvierà molto spesso in periodo di follow-up e di controllo. Grazie, grazie mille professore. E dottoressa Del Vecchio, con lei invece voglio parlare di tumori del fegato. E anche a lei faccio un po' lo stesso tipo di domanda, no? Quali tipi di interventi si possono eseguire? Allora, i tumori del fegato si dividono in tumori primitivi, quindi a partenza dalle cellule del fegato, quindi gli epatociti, in questo caso consideriamo l'epatocarcinoma, o i colangiociti, quindi il colangiocarcinoma, sia ad origine delle cellule della via biliare. Oppure consideriamo i tumori secondari, quindi tumori metastatici, dove il primitivo generalmente fa parte del sistema gastroenterico, quello che più conosciamo quindi è il tumore del colon retto, che dà quindi metastasi epatiche. Vi sono svariati tipi di tecniche chirurgiche che possono essere eseguite. Dobbiamo sempre considerare il nostro obiettivo, che quindi è l'R0, la radicalità oncologica, e quindi la nostra tecnica deve essere modificata per ottenere questo obiettivo. Quindi possiamo eseguire delle resezioni epatiche minori o addirittura delle resezioni epatiche maggiori che prevedono l'asportazione anche di metà o più parte del fegato. Per fare questo, però, sappiamo che il fegato è un organo che si rigenera, ma per poterlo fare c'è bisogno di tempo. Il paziente invece, una volta operato, si ritrova da un momento all'altro senza questa parte del fegato. Quindi dobbiamo prevedere prima di operare, quindi fondamentale lo studio preoperatorio, quello che è il fegato residuo che residuerà dopo l'intervento chirurgico, e non solo il volume, ma anche la sua funzionalità, perché molto spesso, soprattutto l'epatocarcinoma, insorge su un fegato che non è sano, quindi anche avendo un buon volume non è realmente funzionante. Quindi ci sono numerose procedure, numerose tecniche che ci permettono, attraverso due step, di completare tutto l'iter che abbiamo stabilito per il nostro paziente. Quindi una fase iniziale prevede, di effettuare queste tecniche per determinare una ipertrofia epatica, e sono delle tecniche che possono essere di radiologia interventistica o delle tecniche direttamente chirurgiche. Consistono praticamente nel ridurre l'apporto vascolare al fegato
fegato malato in maniera tale da convogliare il sangue, quindi tutte le sostanze nutritive, al fegato residuo che andrà in corso di ipertrofia. In base alla tecnica che utilizziamo, questo c'è comunque bisogno di un tempo che intercorre tra le due tecniche chirurgiche. Se facciamo quindi queste metodiche di radiologia interventistica, ci vorranno anche 4 settimane prima di poter fare il secondo step chirurgico, quindi la resezione epatica vera e propria, ma ci sono anche delle tecniche, una tecnica innovativa che si chiama la ALPS, sono 2 momenti chirurgici e nel primo tempo, oltre a ridurre l'inflow, quindi il sangue che arriva al fegato, si va a determinare una transezione, quindi si fa già la trancia di sezione epatica per devascolarizzare completamente il fegato che andrà via. Questo ci permette di avere comunque un'ipertrofia anche nell'arco di 7-10 giorni. Questa tecnica però è gravata da più complicanze perché nonostante ci sia un'ipertrofia, quindi aumento del volume, non sempre questo è correlato anche con un aumento della funzionalità di queste cellule. Quindi fondamentale per capire quella che è la nostra tecnica, fare uno studio preoperatorio e noi molto spesso ci affidiamo anche a tecniche di ricostruzioni tridimensionali per verificare quindi quelle che sono i volumi epatici residui, perché la peggiore complicanza, diciamo, post-operatoria che si può verificare è l'insufficienza epatica post-operatoria che è gravata da elevata mortalità. Grazie, grazie mille. Dottoressa Conticchio, parliamo invece di cholangiocarcinomi. Anche qui, come siamo detto, per i trattamenti che abbiamo visto finora, anche qui il trattamento chirurgico è particolarmente sfidante perché può prevedere l'asportazione della via biliare oppure in caso di tumore di Stalin, no, abbiamo visto, è richiesto un trattamento analogo ai tumori della testa e del pancreas. Ecco, chiedo un po' anche a lei, faccio anche un po' a lei la domanda che ho fatto ai colleghi, no? Quali sono le principali complessità di questo tipo di intervento e quanto è efficace? Sì, anche in questo caso la selezione dei pazienti è fondamentale, in quanto il trattamento chirurgico è l'unico trattamento curativo per quanto riguarda i colangiocarcinomi, che sappiamo essere dei tumori ad origine dalle cellule dell'albero biliare, che possono comportarsi come e presentarsi come dei noduli quando parliamo di colangiocarcinoma intraepatico, oppure avere una compromissione delle vie biliari stesse, come nel caso del colangiocarcinoma perilare. Sono delle patologie che richiedono un trattamento complesso che può andare dalla resezione della via biliare principale quando la parte interessata è il tratto mediale e quindi richiedere poi il confezionamento di un'anastomosi che ripristini la continuità dell'albero biliare con il tratto gastroenterico, sino ad interventi di ad epatectomie maggiori, quindi con non solo l'asportazione della via biliare ma anche delle resezioni epatiche maggiori, che quindi necessitano, come diceva la mia collega, di un'attenta valutazione preoperatoria e di una preparazione del paziente a tali procedure. Come giustamente dicevi tu, Angelica, poi quando invece il tumore interessa il tratto più distale della via biliare, questo prevede un trattamento che è invece simile, che è assimilabile a quello delle patologie neoplastiche a carico del distretto cefalopancreatico e quindi un intervento altamente complesso come quello della duodenocefalopancreasectomia, che prevede un tempo demolitivo in cui il tumore con tutti gli organi interessati viene asportato, e di una fase ricostruttiva altrettanto complessa non solo da un punto di vista puramente chirurgico ma soprattutto per quella che è poi la gestione nel post-operatorio della morbidità e della mortalità, che comunque non è trascurabile. Quindi sono il dato fondamentale nel trattamento anche del colangiocarcinoma è quello della stadiazione in primis, della poter accertare quindi la resecabilità del tumore e poi di poter essere trattato in centri dove questa tipologia di patologia viene frequentemente trattata e che quindi possano garantire, diciamo, un impatto su quello che è l'outcome sia nell'immediato post-operatorio che sull'outcome poi oncologico a lungo termine.
Ecco, professore mio, torno da lei, abbiamo parlato quindi insomma degli interventi, della loro complessità. Volevo capire dal punto di vista delle tecnologie, no? Quello che citava anche il dottor D'Agostino in apertura, ecco, ci sono fatti progressi in questo senso, no? Utilizza anche la chirurgia robotica. Ecco, ci può così descrivere quelle che sono le innovazioni più utilizzate, quelle più promettenti? Sì, allora innanzitutto partiamo dall'idea che il concetto fondamentale deve essere quello di trattare chirurgicamente la malattia in maniera completa. Quindi l'obiettivo deve essere sempre quello di poter asportare completamente la malattia. Questo può essere fatto in diversi modi, può essere fatto per via tradizionale, quindi per capirci con la chirurgia, con il taglio classico, con la grossa incisione di 30-40 centimetri. Oppure può essere fatto, appunto, ricollegandoci al discorso del progresso tecnologico della chirurgia, utilizzando degli strumenti che ci permettono di fare questo per via mininvasiva. Che vuol dire per via mininvasiva? Si è passati da fare lo stesso tipo di intervento, dalla chirurgia tradizionale, quindi quella con il taglio, alla chirurgia con delle piccole incisioni, cioè con il posizionamento di accessi alla cavità addominale di 1 cm, quindi se ne mettono 4 o 5 da 1 cm, e attraverso l'utilizzo di strumenti molto sottili si compie lo stesso gesto chirurgico che fino a pochi anni fa si poteva fare per via tradizionale. Quindi questo ha portato un'importante miglioria in quello che è chiaramente il decorso post-operatorio del paziente, perché potete immaginare come il trauma dell'intervento tradizionale rispetto al trauma dell'intervento fatto per via mininvasiva sia molto più gestibile anche dal paziente stesso. Immaginiamo comunque pazienti che sono sempre più anziani, sempre più fragili, quindi tanto più siamo conservativi, quindi meno invasivi nel tipo di approccio, tanto meglio è per il paziente. È comunque importante sviluppare l'idea che la chirurgia mininvasiva in questi ultimi anni sta puntando molto sulla chirurgia robotica. Che differenza c'è fra la chirurgia mininvasiva tradizionale, quindi la chirurgia laparoscopica classica e la chirurgia robotica? Fra il chirurgo e il paziente in chirurgia robotica c'è appunto il robot da Vinci, nella maggior parte dei casi, anche se si stanno affacciando nuovi robot sul mercato, ossia una piattaforma che, comandata dal chirurgo, riproduce i gesti chirurgici in maniera molto precisa e delicata. Questo quindi è una sorta di ultra specializzazione della chirurgia mininvasiva che ci permette chiaramente di svolgere interventi complessi con una maggiore facilità per il chirurgo e soprattutto con la possibilità nel futuro di poter integrare sempre di più le nuove tecnologie che si stanno affacciando nel campo della medicina. Pensiamo alla realtà aumentata, pensiamo alla navigazione intraoperatoria e a tutte quelle applicazioni come per esempio la fluorescenza che ci aiutano a ridurre al minimo l'errore durante l'intervento chirurgico. Quindi tutto questo sviluppo tecnologico è fatto per essere meno aggressivi sul paziente e sempre più precisi nel trattamento di questo genere di patologie, non dimenticando però il primus movens di tutta quanta la questione, ossia quello di poter trattare in maniera completa la patologia, cioè una corretta asportazione del tumore, una corretta asportazione dei linfonodi, una corretta realizzazione delle anastomosi, delle cuciture che sono necessarie nella fase di ricostruzione dopo la fase in cui si asporta il tumore. Quindi l'utilizzo della chirurgia mininvasiva deve essere fatta da chirurghi che hanno le stesse competenze in chirurgia tradizionale e in chirurgia mininvasiva, perché non deve essere mininvasivo, diciamo, la giustificazione per svolgere meno bene un determinato tipo di intervento. E da qui mi ricollego al discorso che abbiamo fatto prima di rivolgersi per questo genere di patologie in centri che sono rinomati per avere un determinato tipo di competenze in chirurgia mininvasiva nel trattamento di queste patologie. Ecco, guardi, mentre parlava, no? Raccontava appunto di questi progressi, insomma, dell'utilità della chirurgia mininvasiva, ci stavano giusto chiedendo dal pubblico un chirurgo che si volesse specializzare quindi in questo tipo di chirurgia, diciamo, parallelamente a quella tradizionale, che tipo di percorso dovrebbe fare, no? Quindi se andare in questi centri di specializzazione o se già magari in ambito universitario si fa già qualcosa. Domanda un po' complessa, mi rendo conto, però siamo sul tema e magari approfondiamo. Sì, Professore. allora il percorso di formazione in questo genere di, diciamo di patologie,
rientra secondo me in una visione della medicina sempre più specializzata in determinati settori. Sappiamo adesso che il chirurgo, e soprattutto nei prossimi anni, il chirurgo capace di operare un po' su tutti, i fronti e su tutti quanti gli organi andrà pian piano, secondo me, sparendo a favore delle ultra specializzazioni. Quindi c'era il chirurgo del pancreas, anche all'interno della stessa epatobiliare, il chirurgo del fegato, il chirurgo delle vie biliari. Questo sarà, secondo me, il futuro di questa chirurgia. Ovviamente esistono fortunatamente su tutto il territorio nazionale dei centri che svolgono questo genere di interventi, questo genere di procedure in maniera corretta e soprattutto a volumi elevati, e quindi è necessario, secondo me, dirigersi e cercare contatto con questi centri per poter completare questa formazione, che sicuramente parte da una formazione in chirurgia tradizionale, perché purtroppo il passaggio direttamente alla chirurgia minimo-invasiva attualmente, secondo me, non è ancora possibile in determinati tipi di branche chirurgiche. Questa è una branca di quelle in cui secondo me serve ancora un passaggio della chirurgia tradizionale. E ovviamente in quei centri in cui si fanno 300 casi di tumore al fegato anziché 20, ci sarà sicuramente un'importante fetta di questi tumori che saranno fatti per via minimo-invasiva. Quindi frequentare queste strutture che sono riconosciuti a livello nazionale per potersi formare in questa branca, in questo settore, e chiaramente continuare sempre ad aggiornarsi, interfacciarsi anche con l'estero, frequentare corsi, appunto, e congressi che ci danno sempre spunti di riflessione e ci mettono in contatto con figure professionali da cui abbiamo sicuramente qualcosa da imparare, a qualsiasi livello noi siamo della nostra curva di apprendimento per questo genere di chirurgia. Assolutamente sì, senza dimenticare ovviamente l'approccio tradizionale, no? Che qualsiasi chirurgo comunque Certo, certamente, deve certamente. saper sempre maneggiare. Poi c'è anche la chirurgia mini-invasiva, ma quella dove diciamo che rimane un po' lo zoccolo duro. Allora, grazie. Dottoressa Del Vecchio, vengo da lei con l'ultima domanda, insomma, di questo giro. Quindi facendo un po' il sunto, abbiamo visto quindi quanto è complessa questo tipo di chirurgia, quanto è importante quindi un'analisi preoperatoria, un'ottimizzazione preoperatoria come quella di cui ci parlava la dottoressa Conticchio. Ecco, mi rifaccio un po' al tema della multidisciplinarità che è stato spesso tirato fuori, no? In questo webinar. Ecco, a questo punto, quanto è importante l'approccio multidisciplinare anche proprio per decidere se procedere o meno verso questo tipo di chirurgia. Quindi, a parte il vostro valore, naturalmente, quanto è importante anche confrontarsi con altri colleghi. Allora, è fondamentale, non si può pensare di portare un paziente in sala operatoria senza aver discusso il caso in tema multidisciplinare. Anche su questo ci sono delle evidenze scientifiche. Si è visto infatti che il caso del paziente che viene discusso in tema multidisciplinare, ha una migliore sopravvivenza e ha dei migliori outcome post-operatori. Questo perché? Perché il caso viene discusso da una serie quindi di professionisti altamente specializzati. Nel nostro ambito noi ci riuniamo ogni settimana e sono presenti oltre noi chirurghi anche gli oncologi, radiologi, radiologi interventisti, radioterapisti, i medici nucleari, gli oncologi gastroenterologi e i medici interni. È fondamentale la presenza di ognuno di loro perché per ogni paziente deve essere definito il giusto workup terapeutico. E questo non permette solo a noi professionisti di dare il massimo che possiamo dare a quel paziente, ma è anche un beneficio da parte del paziente che è più compliante ad accettare tutto l'iter terapeutico che è stato per lui scelto. Ed è fondamentale anche la presenza di un nutrizionista, come dicevamo prima, che deve ottimizzare il paziente e portarlo al tavolo operatorio nelle migliori condizioni possibili, come anche la presenza dello psicologo, perché non dobbiamo solo considerare il paziente come soltanto con la presenza del tumore, ma dobbiamo considerare anche che il paziente ha un suo stato emotivo che deve essere comunque preso in considerazione per far affrontare adesso meglio tutto l'iter che abbiamo deciso. Benissimo, intanto nel frattempo mi è giunta un'altra domanda, professor Memmio, torno da lei, insomma, perché questo discorso della chirurgia robotica sta interessando molto, no? Ci chiedono se è possibile, diciamo, fare delle simulazioni o utilizzare la realtà virtuale, ecco, per allenarsi. Sì, le piattaforme robotiche hanno, come diciamo, grande vantaggio la possibilità di potersi allenare come su un vero e proprio simulatore, perché sono predisposte su queste macchine dei simulatori che ci permettono di simulare, appunto, innanzitutto delle manovre di base da fare con il robot,
e allo stesso tempo di simulare delle procedure fino ad arrivare a procedure complesse come procedure chirurgiche completamente simulate a robot, quindi che vuol dire senza che ci sia realmente un paziente, diciamo, da operare, bensì un software che ci simuli appunto tutti quanti i vari passaggi dell'intervento. Questa è una parte importante della formazione perché che cosa ci garantisce? Ci garantisce, a differenza di altre tecniche chirurgiche in cui siamo un po' più vincolati alla presenza di preparati anatomici o di strutture che ci permettano di svolgere dei passaggi di base, come per esempio nodi o passaggi di dissezione, la piattaforma robotica ha all'interno del proprio software una serie di esercizi a difficoltà crescente che permettono al discente di potersi allenare, avere una valutazione di come è stato fatto in tempo reale l'esercizio, di poterlo anche eventualmente ripetere affinché si possa migliorare sempre di più fino a raggiungere dei livelli di autonomia che poi chiaramente possano essere traslati nella pratica chirurgica tradizionale con la supervisione di un tutor che avrà, grazie anche all'utilizzo della doppia console, ossia di una console che è collegata alla console dell'operatore principale, che ci permette di svolgere parti di intervento in modo da avere una crescita progressiva, però sempre correlata alla supervisione di un chirurgo più esperto. Grazie mille. Allora, dottoressa Conticchio, vengo da lei, facciamo una domanda, diciamo, un po' più istituzionale, un po' meno clinica. Ma abbiamo parlato di quanto è importante la specializzazione, di quanto è importante la formazione, quanto è importante lavorare presso centri appunto specializzati, qualificati. Ecco, la domanda è un po' questa, no? Dal suo punto di vista, dalla sua esperienza, insomma, secondo lei ci sono abbastanza chirurghi specializzati per questo tipo di chirurgia e la formazione è adeguata nel nostro paese? Allora, come abbiamo detto sinora, si tratta di una chirurgia, quella epatobiliare pancreatica, molto complessa e, come diceva il dottor Memeo prima, fondamentale è l'impatto che ha l'expertise non solo del chirurgo, ma del centro in cui viene effettuato il trattamento chirurgico su quello che è poi il risultato operatorio e non solo sull'impatto che questo ha nell'outcome del paziente. Questo perché i dati riportati evidenziano quanto centri ad alto volume e quindi centri ultraspecialistici che eseguono un determinato tipo di procedura chirurgica per una definita patologia possano garantire dei risultati in termini di morbidità post-operatoria e mortalità che sono migliori rispetto a quelli di centri che sporadicamente affrontano e trattano questa patologia. Ad aggiungersi a questo, c'è da dire, e l'abbiamo detto a più riprese, che anche non solo quindi nella gestione preoperatoria, del paziente, nella sua valutazione, in una puntuale analisi di quella che è l'indicazione e la preparazione all'atto operatorio, ma soprattutto in quella che è la gestione del post-operatorio, fondamentale è avere un'equipe, che sia multidisciplinare, che sia dedicata a quel tipo di patologia e che possa, gestire nel migliore dei modi quelle che sono le complicanze, di cui non è scevra nessuna delle procedure chirurgiche, che mettiamo in atto. E che quindi permette, insomma, anche in caso di complicanze, di poter offrire al paziente la migliore assistenza e la più specialistica possibile. Per quel che concerne la formazione, il discorso è complesso perché, in realtà quella dell'ultraspecializzazione è un'idea alla quale si sta arrivando adesso e che probabilmente verrà sviluppata di più in futuro, altrove diciamo è già una realtà. Per quel che concerne la nostra realtà italiana, io ritengo che la nostra scuola di specializzazione dia quelli che sono diciamo gli strumenti fondamentali a un medico laureato e che quindi fa il percorso di specializzazione in chirurgia generale, di potersi poi affacciare al mondo del lavoro, avere quindi una preparazione che sia generale. Per quanto concerne poi l'ultraspecializzazione, nel nostro caso specifico, la chirurgia epatobiliare e pancreatica,
probabilmente si inizia soltanto a comprendere di voler intraprendere questo percorso durante la formazione, ma è fondamentale poi procedere per step, che quindi richiedono corsi di formazione, aggiornamento e tenersi costantemente appunto in formazione per poter poi raggiungere step by step una preparazione che probabilmente non finisce mai e che è strettamente correlata alla scelta professionale che si fa e poi anche insomma un po' alla scelta di vita che diventa. Ecco, mi dà un po' l'assist per l'ultima domanda che volevo fare, no? Perché poi c'è arrivato un commento mentre parlavate, no? Non era una domanda, era un'affermazione, no? Finalmente due donne chirurghi. In effetti, insomma, questo è un ambito, il professor Memmio sarà d'accordo con me, un po' che è stato un po' appannaggio, no? Degli uomini per tanto tempo, quindi vedere due donne, due giovani donne, insomma, così appassionate, competenti, che si occupano di questo tipo di chirurgia così delicata e complessa, sicuramente fa piacere, no? Allora, magari per chiudere un po' questi 40 minuti di webinar intenso, mi fa piacere un po' chiedere come è nata questa passione, come è nata, insomma, l'idea di occuparsi di questo tipo di chirurgia. La dottoressa Del Vecchio. Allora, per quanto riguarda, diciamo, il mio percorso, in realtà io ho fatto un periodo fuori durante il periodo universitario in Francia e lì ho capito che quello che mi emozionava di più di tutto l'ambito medico era proprio la chirurgia. È stata, diciamo, un amore a prima vista. Per quanto riguarda invece l'approccio alla chirurgia epatobilio-pancreatica, questo amore spassionato invece si è verificato nel momento in cui il professor Memeo è rientrato in Italia, quindi c'è stato questo incontro durante la scuola di specializzazione, quindi al quarto anno, e da lì abbiamo iniziato insieme questo percorso di formazione, mi ritengo assolutamente fortunata, è ovviamente un percorso in salita, non vediamo mai la vetta, però tutti i sacrifici che comunque abbiamo fatto e stiamo facendo vengono comunque costantemente ricompensati, quindi abbiamo comunque sempre un ritorno e siamo contenti, siamo un'equipe giovane ed è bello lavorare insieme. Si percepisce, sì. Dottoressa Conticchio, un aneddoto. Un aneddoto. Nel mio caso la scelta della chirurgia in realtà non era strettamente correlata a quella addominale, ma inizialmente pensavo di voler diventare un cardiochirurgo. Poi in una fase successiva invece ho, diciamo, cambiato percorso ed effettivamente, come dicevi tu, non è semplicissimo e non è così ovvio ancora oggi che diciamo che le figure femminili vengano in qualche modo messe in relazione e rientrino in quello che è, in quella che è la gestione poi quotidiana di questa chirurgia. In particolare io ricordo che durante il mio percorso di scuola di specializzazione, prima di conoscere il dottor Memeo, mi era stato, diciamo, prospettata la chirurgia e presentata la chirurgia epatobiliare come qualcosa di assolutamente fuori dal normale e quasi irraggiungibile. Queste sono poi, diciamo, dei diktat che vanno via via per fortuna perdendosi e che anche su quella che è la scorta della sua esperienza e dei suoi consigli ci ha portato ad andare fuori, ad fare esperienze all'estero che ulteriormente, diciamo, ci hanno permesso di constatare che la realtà chirurgica anche in ambito epatobiliare e pancreatico può essere alla portata di tutti, o meglio di tutti quelli che sono disposti a fare, diciamo, sacrifici costanti e a dedicarsi in toto a questo. Grazie, penso che il professor Memeo sia d'accordo, mi pare un team veramente, veramente affiatato, che, insomma, le donne portano un valore aggiunto, sono di parte, mi rendo conto, però insomma, sono sicura che è d'accordo con me. Sono d'accordo. No, è un percorso complesso, io penso che la complessità è data da tanti aspetti, è una chirurgia che richiede un lungo periodo di formazione, richiede purtroppo tanti sacrifici che sappiamo essere sempre meno compatibili con la vita, con la libertà personale e con quello che sono i ritmi che attualmente la vita moderna ci impone. Quindi è una gestione un po' anacronistica perché richiede un grande impegno di tempo, richiede un sacco di spazio
di sacrificare un sacco di spazio libero alla famiglia, agli hobby, alla passione, a tutto quello che abbiamo. Quindi riconosco diciamo, ai miei collaboratori questo e la crescita costante è importante perché non prescinde da questo genere di sacrificio quando si parla di questo tipo di chirurgia, perché è una chirurgia con altissimi rischi di complicanze, è una chirurgia con altissimo dettaglio tecnico e quindi richiede un training continuo che deve durare negli anni e durerà ancora come dura per me e per tutti quelli che la fanno. È una formazione continua, appunto, come hanno detto Sì, anche le sue colleghe, esattamente. che sai quando inizia, non si sa quando, non finisce, insomma. Quindi grazie, siamo arrivati alla conclusione, grazie per la vostra partecipazione, grazie per chi ci ha seguito da remoto. Ricordo che è possibile adesso scaricare, appunto, dovrebbero aver pubblicato il link per scaricare il certificato e nei prossimi giorni sul sito del Centro di Formazione Medica, centroformazionemedica.it, sarà possibile rivedere appunto la relazione di questo webinar. Allora, io ringrazio quindi il professor Di Meo, la dottoressa Conticchio, Grazie a la tutti. dottoressa Vecchio, il dottor D'Agostino per aver organizzato questo evento e una buona serata a tutti. Arrivederci. Buona serata, Grazie. 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 Grazie.